Si è tenuta presso il Fabric Hostel Club di Portici una serata in onore della leggendaria chitarra Martin, che si è avvalsa di due testimonial di eccezione, Dayan Ponzio e Massimo Varini. Dayan Ponzio è una famosa chitarrista, compositrice e dimostratrice Martin, originaria di New York. Ha pubblicato 6 album e ha fatto tour in tutto il mondo. Massimo Varini, chitarrista importantissimo nella scena musicale italiana, è impegnato tra gli altri con Vasco, Laura Pausini e Gianni Morandi. Dopo la descrizione di storia e qualità della Martin, un concerto di due artisti ha dimostrato concretamente le doti dello strumento. Dayan dice che questa sera avrà l'onore di parlare di queste meravigliose chitarre che sono poi la storia della chitarra western e della loro meravigliosa qualità. La mia musica è la mia musica, scrivo le mie canzoni, parla della mia vita, delle esperienze di vita e spero che tocchi l'anima di tutti quanti quelli presenti questa sera. Allora, quali sono le qualità della Martin che viene celebrata in questa serata? Beh, la Martin è, diciamo che è la chitarra acustica, nel senso che chi ha la marca, il signor Chris Martin, è stato colui che ha inventato fondamentalmente la chitarra acustica così come si trova. E quindi la mia chitarra Martin, che è una chitarra che la Martin ha costruito apposta per me, ha delle caratteristiche molto particolari. Diciamo che la chitarra acustica è così come la intendiamo noi, voglio dire, in Italia potrebbero essere le canzoni, le ballate di Battisti, come tutto quel genere, è la chitarra acustica western, ma dove western intende semplicemente la forma e il tipo di chitarra che è per eccellenza. Ci sono tantissime altre chitarre di grande qualità, però indubbiamente una Martin è una Martin. Per Martin si definisce la chitarra acustica. Quale tipo di musica sarà in scena questa sera? Guarda, quello che mi riguarda è la presentazione del disco, del mio primo disco solista, My Sides, che è un CD più un DVD, quindi diciamo che è un progetto più che solo un disco che sto portando in giro dal 20 aprile, da quando è uscito, nei festival internazionali che ci sono un po' sparsi in Italia e all'estero. È un po' un disco autobiografico, perché non avendo testi, comunque è una autobiografia solo musicale, dove durante il concerto appunto spiego spesso quali sono state le emozioni che hanno portato a scrivere alcune canzoni e che quindi hanno generato questo disco My Sides, cioè i miei lati. Per chi avesse ritirato il biglietto, gratuito, presso il negozio Centro Chitarre a via San Sebastiano 68 a Napoli, che ha organizzato il concerto, un'estrazione ha assegnato una chitarra Martin USA.